Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Come avete visto, non ci si può impiegare quasi 3 ore per incidere una semplice rosa. Beh, ho trovato una semplice soluzione che può risolvere il problema, utilizzando ovviamente Light Barn, addirittura con risultati veramente ottimali. Ora vi farò vedere come impostare Light Barn per aumentare la velocità del nostro laser. Ovviamente vi ricordo, per chi non si è ancora iscritto, di iscriversi al canale, di cliccare sulla campanellina e di mettere un bel like se vi piacciono questi tutorial. Benissimo, andiamo su Light Barn, che non vedo l'ora di farvi vedere questo trucchettino. Bene, eccoci su Light Barn con la nostra bellissima rosa. Ok, allora, per modificare le impostazioni, vi ricordo che dovete accendere la macchina perché dovete sovrascrivere dei dati. Quindi andate su Modifica, Impostazioni macchina, selezionate Output Setup, ok, vi verrà fuori un pop-up dove verrà detto di fare attenzione a non fare modifiche esagerate, ok. Ovviamente noi in questo caso andremo a mettere le mani sulla velocità. Quindi scorrete giù, andate su X Max Rate e la impostate. Allora, io l'ho impostata a 25.000 perché stavo facendo delle prove, però io vi ricordo che ho una Schulfan S9 a cinghia, quindi queste velocità non le supporta, anzi slitta alla grande. Ho già fatto le prove io, quindi non serve che le fate anche voi, che così non andate a rovinare le cinghie. Quindi mettete max rate, impostate un valore. Io vi consiglio di metterlo a 10.000. Io lo lascio così perché stavo facendo delle prove. Comunque potete metterlo anche voi a 25.000, basta che non lo utilizziate dopo come velocità. Impostate qua su accelerazione 2500, poi scorrete giù e andate sull'Y, l'asse Y, max rate. Anche qui tenete 25.000, stesso discorso di prima, se avete il laser a cinghia slitta, non ce la fate. E l'accelerazione è 2500. Una volta fatto, andate qui e gli date scrivi, così lui va a scrivere sulla macchina e così sono le sue basi di partenza queste. E gli date ok. Ora vi faccio vedere. Anzi, prima vi ho già fatto vedere alla velocità di 600 mm al minuto, che era il massimo della Schulfan che era impostata di base, ci avrei impiegato quasi 3 ore. Ora vi faccio vedere la velocità di 10.000 mm al minuto. Quindi selezioniamo il tutto e andiamo a scrivere magari. Io vi farò vedere tutti i video di tutti e due i passaggi, giusto perché così potete capire le varie velocità. Ovviamente quella a 600 di velocità con una potenza del 30% accelererò i tempi perché non ha senso fare un video di 3 ore di incisione di una rosa. Quella a 10.000, io gli darò un 10.000 di velocità con 80% di potenza, ovviamente con un solo passaggio. Quindi andremo a scrivere velocità. Scusate, ecco, velocità 10.000, potenza 80%, un passaggio. Benissimo, rimpiccioliamo un attimo. Ok, spostiamo un po' la rosa. Ok, benissimo. Ora vi farò vedere il video alla velocità di 10.000 con la potenza dell'80%. Thank you.
Io ho già copiato e incollato la seconda rosa per fare una velocità di 600 con una potenza del 30% ad un passaggio. Come dicevo, accelererò un attimo il video perché altrimenti impiegheremo troppo tempo. Mi sembra giusto farvi vedere la differenza dei due video anche per capire le varie velocità. Bene, procediamo all'incisione di questa seconda rosa. Thank you.
potete vedere, si passa da un tempo di 8 minuti a un tempo di quasi 3 ore e questo è il risultato. Vi faccio vedere quello a 10.000, che sinceramente a me non dispiace così poco marcato, ma se voi lo volete marcare di più, semplicemente gli abbassate la velocità, la potete portare a 8.000 facendo delle prove. E questo è a 600, che è carino, per carità, è molto marcato, però è carino, magari si può abbassare un po' la potenza, però sinceramente questo qua ci ho impiegato solo 8 minuti, quindi valutate voi se ne vale la pena. E come avete visto, non ha perso assolutamente di qualità, non ci sono problemi, i cuscinetti non hanno slittato, vedo se riesco a fare un zoom, come vedete le linee sono fatte veramente bene, quindi consiglio mio, utilizzatela questa tecnica. Tenete controllate le cinghie che possono allentarsi perché abbiamo aumentato notevolmente la velocità. Ovviamente se avete la Sculpfang versione S30 potete anche provare una velocità di 25.000 mm al minuto. Purtroppo io non ho la possibilità perché non ho l'S30, però se magari qualcuno di voi ce l'ha, scrivetelo pure qui sotto nei commenti se avete fatto delle prove, giusto anche per aiutare la community. Beh, spero che anche questo video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel like. Iscrivetevi a Facebook, mi raccomando, molto importante. Se volete delle offerte, il gruppo Telegram. E noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!